Palermo. Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, le voglio chiedere sul patto per la salute, ma le voglio chiedere se lei a teatro va volentieri per vedere la cronaca dei nostri giorni sul palcoscenico. Devo dire che di recente non ci sono andato, però ci andavo moltissimo e soprattutto seguivo la prosa, per cui ho visto anche la signora Piccolo che saluto. Grazie, mi piace di più la prosa in teatro, questo devo dire che... E perché non ci va più? Perché è troppo impegnato o perché non le piace più la prosa? No, assolutamente, c'è un po' gli impegni e un po' il fatto che appunto non riesco poi a organizzarmi, per questa è la verità. E che il cinema e la televisione sono più comodi? Soprattutto perché noi non viviamo, o meglio io non vivo in una grande città dove l'offerta teatrale è vastissima, quindi... Se nelle nostre città devi programmare, molto spesso per me è difficoltoso programmare l'uscita a teatro. Presidente Zaia, oggi in conferenza delle regioni, come dicevo, avete chiuso l'accordo con il governo per il patto sulla salute. Quali sono le novità? Beh, diciamo innanzitutto alla grande platea, la ringrazio per questa opportunità, che il patto per la salute significa sostanzialmente decidere come investire le risorse che sono a disposizione delle regioni per la sanità, e sono esattamente 110 miliardi, quindi diamo anche i dati, per il 2014, 112 miliardi per il 2015 e 115 miliardi per il 2016. Quindi i presidenti di regione con il governo si sono incontrati, ormai si stanno incontrando da un bel po', per decidere sostanzialmente le regole poi di applicazione e di spesa. Ovviamente ne è venuto fuori che ormai si può considerare definita l'accordo, un accordo storico perché riguarda un triennio, è un accordo che a me sta bene perché premia la virtuosità, lei sa che ho fatto un sacco di battaglie perché sia punita la malagestio, e io rappresento una regione che da quando amministriamo noi ce lo diciamo senza che qualcuno dica, ce lo dica, abbiamo i bilanci sani, a posto, sì. Ed è la sanità benchmark, cioè riferimento nazionale per la virtuosità, e quindi sì. Non capisco per quale motivo si debba ancora accettare. Ci siete in otto di regioni con i bilanci a posto? Sì, però voglio dire, il Veneto è sempre stata tra i primi posti, di questo gliene devo dare atto. Ma non sto raccontando bugie, siamo in otto regioni, ma il problema è che il Veneto è la regione a riferimento per la virtuosità di tutte le regioni. È per questo che le citavo il Veneto. Del resto un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 euro. In giro per l'Italia arriva a costare anche 70-80 euro. Quali sono stati i nodi più difficili da districare in questo patto che avete raggiunto e che il Ministro non ha rivelato? Ha detto ve lo dico la prossima settimana. Perché tanto mistero? Ma perché il Ministro, quando ha fatto le dichiarazioni, se n'era andata e ha lasciato una riunione perché aveva altri impegni, non per altri motivi, che doveva ancora chiudere su alcuni aspetti. Beh, è un patto interessante che presenteremo la prossima settimana, visto e considerato che contiamo, io spero, di presentarlo alla presenza dei ministri, ma anche del Presidente del Consiglio. Cioè, questa è una partita importante, ricordo che la sanità rappresenta per noi regioni almeno il 65-70% dei nostri bilanci. E significa anche dare servizi ai cittadini, curare i cittadini e dare risposta soprattutto al popolo, alla povera gente che non ha modo di chiamare al telefonino il primario per farsi dare dei consigli. C'è molta gente che fa ancora di te. Ecco, a proposito di telefonino, ricordo ai nostri ascoltatori che la modalità più veloce, più comoda per intervenire è mandare un SMS o anche un WhatsApp, che è gratuito, a 335-699-2949 e lasciare nel testo semplicemente un ok. Allora, Ottavia Piccolo, Luca Zaia, vi faccio ascoltare il primo intervento di un ascoltatore che chiama da Napoli. È Giovanni. Giovanni, buonasera. Buonasera Ruggero, buonasera a tutti gli ospiti. Buonasera. Vorrei riallacciarmi proprio al discorso del teatro. Ecco, praticamente quando si parla di Pompei si è parlato sempre dei muri che cadono, della fatiscenza, di tutti i problemi insomma che ci sono reali e che bisogna risolvere. Però poco risalto c'è stato per la riapertura del Teatro Grande. Parlo dell'informazione, specialmente dell'informazione nazionale, del Teatro Grande di Pompei, che proprio nell'ultimo weekend ha riaperto con la tragedia di Eschilo.
E questo, diciamo, è il primo argomento che volevo sottolineare. Certo. Poi vorrei capire come mai, diciamo, non tanto Radio Rai, però diciamo, i maggiori telegiornali nazionali di questa cosa non ne hanno proprio parlato. Giusto il nostro giornale, sì, radio regionale. Allora, perché purtroppo il teatro non fa notizia, è raro che lo faccia, e Ottavia Piccolo immagino che lo possa confermare. Sì, questo è sicuro. E poi quando succedono le cose belle non fanno notizia, succedono le cose brutte, su questo si spendono fiumi d'inchiostro, giustamente. Però quando si riapre, in questo caso il Teatro Grande di Pompei, che è un luogo meraviglioso e bellissimo, non se ne parla abbastanza. Ma per il teatro c'è poco posto, come c'è poco posto per la cultura in generale. È un peccato, i giornali, le televisioni e le radio dovrebbero sforzarsi un pochettino. Noi facciamo il possibile. Mi auguro di essere al Teatro di Pompei prestissimo, perché è davvero un luogo meraviglioso, ci sono stata molti anni fa. Il teatro in Italia si fa, se ne fa tanto, si fa in giro per l'Italia. Quindi anche nelle città piccole, governatore Zaia, l'attendiamo a teatro in Veneto, ci sono un sacco di teatri meravigliosi anche in città piccolissime, quindi l'aspettiamo, quest'anno l'aspetto a Venezia, a Padova o a Mestre, da qualche parte, e comunque insomma parlare del teatro fa bene, perché il teatro è un luogo dove si pensa, dove si può discutere, e siccome quello, sì, che ci manca oggi in fondo è quello, però è quello che stiamo facendo in questo momento, che è già una grande cosa, anzi Ruggero la ringrazio, quindi vi aspetto a teatro, e non soltanto a vedere me, insomma a teatro in generale, per approfondire. Adesso parliamo anche di quello che lei porta in scena, perché come dicevo, tra l'altro, a parte questa operaia, e vorrei sapere qualche cosa di più, lei per anni è stata Anna Politkovskaja, la collega russa uccisa nel 2006. Luca Zaia ha sentito questa esortazione, lei dice ho abbandonato un po' la prosa perché nella mia città non c'è tanto teatro, ma lei comunque lavora a Venezia. No, non ho detto questo, ho detto che no. Per me è come per tutti i veneti. È difficile, perché quando tu vuoi andare a teatro in città piccole devi un po' subire la programmazione, non è che hai l'offerta, certo, che a Roma, che a Milano, che comunque esci di casa e dici invece di andare a mangiare la pizza vado a teatro. Per cui la programmazione è una persona che impegni random, che non riesce mai a capire dov'è domani o dopodomani, e rischia lì. Però io condivido quello che ha detto la signora Piccolo, assolutamente appieno, e non lo faccio per piaggeria. E mi veniva anche in mente, mentre parlava, che noi da bimbi, parlo delle scuole elementari, anche alle medie, forse anche qualche volta alle superiori, c'erano degli insegnanti che comunque ti spronavano a conoscere il teatro, ti portavano a teatro. Oggi a me risulta, certo, che i ragazzini non si portino più, o quantomeno lo si faccia molto meno, un po' meno. Sì, un po' meno, e poi comunque la cosa sarebbe importante, che nella scuola si parlasse di teatro. È come si parla di musica e non se ne sa. Su questo ci sarebbe da discutere moltissimo. Il teatro è comunque, come adesso addirittura è stata tolta la storia dell'arte, che è veramente una bestialità. Sì, comunque ne parleremo. Sì, no, sta puntando. Però il dito. Vero, sì, dica Zaia. Posso interrompere, mi scusi. È anche vero che nella scuola non si fa neanche più l'educazione civica, la scuola dovrebbe formare i nuovi cittadini, altrettanto vero che le famiglie non possono delegare la scuola a formare i ragazzi, però è pur vero che noi dobbiamo puntare sul fatto che ci sia ancora una visione del bene comune, della legalità, del senso civico, e non è che questi sono discorsi che si fanno per riempire la bocca, perché poi quotidianamente tu incontri dei cittadini, io lo dico per esperienza, che spesso, io ricevo tutti, tanto per capirci, 10 cittadini, su 10 cittadini, 8 che si siedono davanti a me, non mi parlano mai di un problema della comunità, mi parlano di un problema personale, e che deve essere risolto a prescindere dal fatto che magari la comunità abbia degli effetti positivi o negativi della soluzione del suo problema.
Il senso del bene comune sia fondamentale. Zaia, mi fa piacere che lei, che è stato invitato per parlare del patto della salute, e ancora poi voglio sapere alcune cose sui farmaci, sulla pediatria e sul resto, mi fa piacere che lei ci segua a parlare un po' di tutto e che ci siamo appassionati a questa discussione sul teatro. Zapping è bello anche per questo. Voglio dare voce a un ascoltatore, questo chiama da Imperia. Signor Flavio, buonasera. Buonasera, vi giuro, poi benvenuto in casa mia. insomma, cerco di entrare con rispetto. Prego. Niente, io tornerei sul tema con cui ho iniziato, chi rimane senza lavoro, che è grave. Io sono socio di un'azienda che, grazie a Dio, ma solo grazie ai sacrifici di tre soci e dei nostri dipendenti, va avanti bene, ha un rating bancario tranquillo, quindi alla fine della fiera, diciamo, ci stiamo tirando fuori bene. Sono vivo lavorando per dei brand internazionali e tra i fornitori di questi brand ci sono le cooperative, e qui vorrei veramente capire se dare lavoro vuol dire in questo paese dargli anche dei diritti, lo dice un imprenditore, non lo sta dicendo un operaio, e mettere e la gente che l'ha messa in regola 2 ore al giorno, che ne fa 13 sui furgoni e tutti ricevete pacchettini da questi ragazzi sudati, fragili, sfruttati, e poi non pigliano neanche lo stipendio. Io volevo chiedere al politico Zaia, sono due leghisti che supporto, che stimo anzi, uno è Zaia e uno è Salvini, quindi e non la penso come loro, ma perché non pensate alle cooperative? Fate arrivare al nuovo ministro, che lui arriva da questo mondo, che ha contribuito a crearlo, che ha creato sì dei posti di lavoro, ma tanti lavori falsi, tanta gente che non li prende questi stipendi. Tra i miei fornitori ci sono delle cooperative e col sindacato della mia provincia siamo riusciti per la prima volta a imporre a queste cooperative 8 ore in regola, ma pensi di cosa sto parlando? E sono testimonianze che... Nel 2014 una 13ª e 10 giorni di ferie, ed è stato... No, allora adesso Zaia le risponde, ma le risponde anche Ottavia Piccolo, perché lì nel vostro spettacolo che state per preparando e col quale debutterete, sì, come dicevo, a Narni a novembre, proprio parlate di 7 minuti che vengono tolti agli operai. Ma Luca Zaia, a proposito dell'esortazione che le arriva dalla Liguria, da questo ascoltatore che ha in simpatia a lei pur senza essere leghista. Questo capita spesso e mi fa piacere. Ma guardi, io porto l'esempio del Veneto. Il Veneto non conosceva la disoccupazione, o meglio, 5-6 anni fa, se qualcuno era disoccupato era un fannullone, punto. Oppure aveva dei guai personali, ma il lavoro c'era. Oggi abbiamo 200.000 disoccupati, oltre 100 persone che si sono suicidate, non nei villaggi turistici ma all'interno delle loro aziende, e quindi la tragedia che viviamo. Spesso si parla della fuoriuscita dalla crisi. E qui rispondo al signore che ha appena parlato. Io sono convinto, lo dico ormai da qualche anno, che è impensabile pensare di uscire dalla crisi pensando che si possa, scusi il bisticcio di parole, pensare che un lavoratore possa vivere con 1.000 euro al mese o uno stagista possa vivere con 500 euro al mese. E questa è la tragedia. Certo. Noi abbiamo ragazzi, 2 ragazzi su 4 sotto i 30 anni sono disoccupati ormai di fatto in Italia. E il tema e il rischio dello sfruttamento di queste persone è chiaro. Quando si pone la questione delle cooperative, senza generalizzare, c'è da dire che spesso le agevolazioni, le modalità, io come le dicevo, incontrando tutte le persone, incontro anche persone che hanno veramente problemi. Sì. Concreti, e mi sento i racconti. Signora Piccola, lavorare... quando la realtà diventa finzione sul palcoscenico di un teatro, ma resta veramente realtà. Resta realtà perché Stefano Massini, l'autore, si è ispirato a un fatto vero che è successo in Francia, ma le cronache sono piene di ditte che chiedono ai loro operai sacrifici che poi non vengono ripagati o addirittura, come nel caso del nostro testo, poi alla fine le operaie saranno tutte licenziate. Ma è una cosa che si sente tutti i giorni, io ho paura che ci stiamo abituando, ha ragione il governatore Zaia a dire guardiamo, non pensiamo soltanto a
una persona, ma un problema. Guardiamo i problemi in generale, ci stiamo dimenticando che non soltanto il nostro paese, il mondo sta andando diversamente da come ce l'eravamo immaginato. Forse il progresso, lo sviluppo che pensavamo sarebbe stato esponenziale non lo può essere, non può essere così, dobbiamo cambiare mentalità, certo. Ma nello stesso tempo dobbiamo fare attenzione alla dignità delle persone, alla dignità del lavoro. Sì. Luca Zaia c'è ancora o è la telefonata che è caduta? C'è Zaia? Temo di no, però c'è un ascoltatore, richiamiamolo se se ne doveva andare almeno per salutarlo. C'è un ascoltatore che è Giuseppe dalla provincia di Matera. Giuseppe, buonasera. Buonasera a tutti voi. Prego. Sì, io ho una breve riflessione. Intanto accolgo positivamente il fatto che anche il teatro in qualche modo si faccia carico dei problemi che stiamo vivendo un po' tutti in questo particolare periodo. Quindi è una, secondo me, una denuncia che anche il mondo culturale ha recepito e cerca di trasferirlo anche in quel settore. Io il quesito che ponevo era non tanto alla signora Piccolo, che saluto, grazie, ma, buonasera, quanto al Presidente della Regione, per capire come la politica in qualche modo intende provare a dare delle risposte a queste situazioni di grande disagio. È vero che, come dire, una ricetta così universale non esiste, però visti i tanti problemi ci si aspetterebbe un atteggiamento un po' più stringente in questo momento. Certo. Grazie a lei, signor Giuseppe. Allora, a tutti gli ascoltatori ricordo che c'è una modalità nuova per intervenire che abbiamo inaugurato da ieri sera e che ci sta dando soddisfazione. Mandate semplicemente un messaggio telefonico con scritto sopra OK al numero 335-699-2949 e noi vi richiameremo. Luca Zaia è tornato in linea. Pronto Zaia? Allora, intanto mi scuso con lei perché io avevo contrattato con lei nel pomeriggio 10 minuti sul patto per la salute, poi le cose vanno come vanno e io l'ho buttata in mezzo. Se lei si ferma volentieri ancora una decina di minuti vorrei commentare. Volevo dire una cosa rispetto al lavoro, se mi permette. Vedo che nella rete sta prendendo forma, ma ancora non in maniera visibile, una proposta che io assolutamente sosterrò e condivido, che è quella di dedicare l'8 per 1000 ai disoccupati. Questa sarebbe una bella campagna da sostenere anche magari tramite la sua trasmissione. Cioè pensare che comunque ognuno di noi potrebbe donare durante la presentazione dell'annuncio dei redditi quella quota che comunque è discrezionale. Fare un fondo, dare una mano ai disoccupati, a questi ragazzi, fare qualcosa comunque. Certo, e anche lo spettacolo potrebbe fare la sua parte. Potrebbe essere davvero una bellissima cosa, sì, bisognerebbe dirlo, bisognerebbe fare che sia possibile, perché non so che cosa bisogna fare veramente perché sia possibile. Già adesso dare l'8 per 1000, se uno, per esempio, io non sono religiosa, non voglio dare nessuna chiesa di nessun genere, non so cosa farci. Mi dispiace. E quindi questa potrebbe essere una cosa. C'è ancora un ascoltatore, chiama dal Veneto, dal Friuli per la precisione, da Gorizia, si chiama David. Buonasera David. Buonasera, scusi, complimenti per la staffetta fra gli eloquenti, siete veramente bravi. Grazie. Eloquenti tornerà presto, fra un paio di settimane in un'altra fascia oraria. Non lo rimpiango, e comunque bravi. Ascolti una cosa, io sono uno di quelli che presto farà parte di quelle cooperative che parlava prima il presidente ospite. Cooperativa che hanno già detto che ci assumeranno all'80% dello stipendio. 80, 87, 85, dipende dalle distinzioni che faranno loro, in base ai meriti, in base non so come facciano dare dei meriti, perché che non hanno probabilmente i meriti li danno i dirigenti dell'attuale azienda, no? Capisce? Sì. Non so come facciano ad assumere quindi persone. Anche lei è testimone di questi passi indietro che purtroppo... Il attuale di 1250 euro al mese, 1220-1250, l'87% lavorando le stesse ore e i stessi lavori. Certo, i passi indietro che purtroppo ci troviamo a fare, Ottavio Piccolo. Sì,
si ritorna sempre lì, stiamo davvero facendo dei passi indietro, forse tutto il mondo, però chi ci rimette da subito sono gli operai, sono le persone che appunto hanno la vita così difficile. Non lo so, mi mancano le parole, devo dire la verità, perché poi un conto è leggere sui giornali, un conto poi sì, entrare nelle cose come nelle realtà e sentire le testimonianze. Lo senti direttamente, ti si gela un po' il sangue, perché non spesso non vogliamo sapere, non vogliamo vedere. È per questo che bisogna parlarne, che sia il teatro, che sia il cinema, che sia la televisione, dobbiamo, sì. Cioè noi che facciamo il teatro o qualsiasi altra cosa, purché si parli del problema del lavoro, per me è fondamentale. Mi faccia tornare a Luca Zaia, all'argomento per il quale l'ho chiamato. Tra l'altro tra poco saremo interrotti dai titoli del TG1. Zaia, patto sulla salute. Non abbiamo saputo niente dal ministro. Lei c'era, si faccia testimone e cronista e ci dica le cose importanti che sono uscite per il paese, non solo per la Regione Veneto. Direi che posso dire quello che posso dire, perché c'è un rispetto della segretezza della discussione che è stata serena. Il mistero continua, sì. No, non è che il mistero continua, è un fatto anche il rispetto delle altre persone. E dall'altro diciamo che lo presentiamo la prossima settimana. Però c'è anche da dire, rispetto delle anticipazioni, c'è spazio ad esempio per una revisione fatta bene della spesa farmaceutica. E i cittadini sapranno che comunque sono garantite le cure, sono sì. Si taccia, Zaia, sentiamo i titoli. Incontro Renzi Berlusconi, tiene il patto sulle riforme, tempi brevi sull'Italicum, il leader di Forza Italia riunisce i suoi. Lunedì si vedono PD e 5 Stelle, Grillo mette i suoi paletti sulla legge elettorale, l'Italicum è anticostituzionale. Presidente Napolitano riceve la Commissione Europea uscente, servono risanamento e crescita, intervista di Massimo D'Alema al TG1. In vista il riordino delle tasse sui tabacchi, possibili aumenti fino a 20 centesimi, fisco più soft per le sigarette elettroniche. Esecuzione a Roma, ucciso Silvio Fanella, cassiere di Mockbell, condannato per la truffa password, ferito da un sicario estremista di destra. Il barcone della morte di Pozzallo, arrestati 4 scafisti incastrati dai video girati dai migranti durante la traversata. Dopo la delusione ai mondiali, l'ex CT Prandelli verso il Galatasaray a Istanbul, da domani i quarti, derby di Europa, Francia-Germania, poi sfida latinoamericana tra le stelle di Brasile e Colombia, Neymar contro Rodriguez. E poi domani sera si ricomincia con il calcio. A proposito, domani sera Zapping non andrà in onda, poi dalla settimana prossima ci sarà ogni sera, dal lunedì al venerdì. Luca Zaia, poi la saluto, ma prima di salutarla vorrei commentare due delle notizie del giorno che abbiamo sentito in questo TG. Intanto, mi sembra fosse lei, non la signora Piccolo, che diceva nelle scuole non si insegna nemmeno più l'educazione civica. Noi seguiamo invece, noi giornalisti, voi politici, seguiamo le vicende della politica, ma a volte c'è l'impressione che non ci sia tutta questa attenzione, perché forse non c'è questa educazione a seguire quello che è e quindi si lascia fare. Come valuta lei il cammino delle riforme? Come valuta questa che a molti è sembrata una tela di Penelope di una politica che fa e disfa in continuazione, che alla fine non arriva mai a nessun obiettivo? Beh, partire innanzitutto da un presupposto, che se c'è qualcuno che si comporta male o se la maggioranza si comporta male, questa non può essere una giustificazione per un cittadino che vuole essere attore protagonista nella costruzione del suo futuro, perché non può diventare una giustificazione all'anarchia. E anche perché comunque il governo a tutti i livelli ci vuole, l'organizzazione della società. Penso che le riforme siano fondamentali, è fondamentale pensare di ridurre la spesa pubblica, è fondamentale pensare che tutti quei parlamentari, io non ho ancora capito se sono 1000, 1100, quello che siano, non servono, i parametri ci danno tutt'altri numeri, quelli parametri internazionali, e quindi una riduzione drastica del numero dei nostri rappresentanti, sia la Camera che il Senato, il pensare che comunque di dar vita a questa seconda Camera, che non deve essere più intesa come una Camera che ostruisce il passaggio delle leggi, ma che rappresenti i territori, come accade in tutti i paesi dove c'è il federalismo, direi che va nella direzione giusta.
Ci sono altri due ascoltatori, prima che se ne vada. Lei, Ottavia Piccolo, si ferma ancora un po'. Conduca questa trasmissione con me questa sera. Sono onoratissimo. No, non sono capace. Allora, colto con piacere. Da nord a sud, Giovanni da Padova e Maurizio da Lecce. Cominciamo da Lecce. Maurizio, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo soltanto dire, siccome insomma la crisi, ma se non c'è una distribuzione del denaro onesta, io penso che questa crisi non si risolverà mai. Quindi bisogna partire da lì, bisogna distribuire il denaro in maniera più equa. È un assurdo che una persona guadagni 20.000 euro, 30.000 euro al mese e un'altra 500. Io volevo solo dire questo. Non c'è equità. Ecco, ai politici, finché non lasceranno un po' dei loro soldi a chi non ne ha, e allora insomma non risolveremo mai la questione. Ha detto una cosa importante. Saliamo a Padova. Giovanni, buonasera. Grazie a lei, Maurizio. Sì. Giovanni, buonasera. Buonasera a voi, complimenti per la trasmissione, complimenti agli ospiti, molto interessante la nuova linea di conduzione. Sintetico sui complimenti perché i temi sarebbero molti. Ne ha già fatti anche troppi. Allora scelga i due temi, sì. Allora, entrambi per il governatore Zaia. Il primo, legato agli aspetti del lavoro, è molto pratico ed è sul trasporto, in particolare sulla rete autostradale veneta e gli aumenti per quel che è stato il tratto Padova-Mestre. Io sono un pendolare, vivo in provincia di Padova e lavoro a Marcona. E sinceramente un costo giornaliero di 6,5 euro per utilizzare l'autostrada per andare a lavorare non lo sto sostenendo più dal 1° di gennaio. Sì. Vorrei capire non solo perché questa enorme carognata detta papale ai lavoratori, perché i pendolari che devono farla giornalmente. La seconda cosa, ha capito Zai, ha capito pure che lei ha sentito che c'era lui, ha telefonato al volo, sì. La seconda cosa. Vi seguo quotidianamente per quanto possibile. La seconda cosa è, io sono nel settore informatico, parlando di tema del lavoro, e vorrei dare un suggerimento al governatore Zaia, perché il settore informatico è un settore che in realtà porta peso di una crisi da ben prima di questa crisi del 2008. Per fare un esempio molto pratico, io ho iniziato a lavorare nel 2000 e allo stato attuale vengo venduto agli stessi prezzi di allora, con 15 anni di esperienza in più. Sì. Quindi per capire sullo stato delle cose, la possibilità di realizzare viceversa delle sinergie serie in un ambiente come il Veneto per lanciare un settore in cui in Italia si muove tutto troppo lentamente, credo che possa essere un punto fondamentale. Recepito. Passiamo la parola a Zaia, gli ascoltatori continuano ad arrivare a ritmo continuo, Carlo ci perdonerà, lo faccio parlare fra un po', Luca Zaia. Rispetto alla considerazione del passante di Mestre, perché il cittadino che saluto sta parlando del passante di Mestre, è una realtà, questa è una la famosa variante della tangenziale di Mestre che tutti conoscono per come nodo negativo, che poi è stata bypassata da questo passante, sono 37 km se non ricordo male, e noi abbiamo fatto niente di straordinario se non purtroppo adeguare le tariffe al piano finanziario. Cioè io ho ereditato quest'opera, avevo un piano finanziario, c'è da dire che prima si pagava ovviamente una cifra irrisoria e poi questa nuova infrastruttura che ha dato velocità, che dà servizio eccetera, e poi qualcuno la deve pagare. Essendo una società pubblica che la gestisce e che deve far quadrare i conti, quella è stata purtroppo la soluzione. Ho ereditato un piano finanziario per cui di decisioni mie personali non ce n'ho messe, questo poco ma sicuro. Quanto all'informatica, ascoltavo mentre il cittadino diceva io sono remunerato come 8 anni fa, stavo pensando che gli agricoltori si vedano pagato il latte o la carne come 25 anni fa. È una tragedia autentica. Però vorrei dire, ne approfitto, non è che gli amministratori sono lì, come si dice in Veneto, sono venuti giù con la piena del piave, non sanno neanche di cosa stanno parlando. Abbiamo tutti chiaro che se il Veneto avesse tutta l'infrastrutturazione con la DSL, queste cose che non ha, funzionerebbe meglio, sarebbe più attrattivo. Però è vero che ci servono 100 milioni di euro, ad esempio, per ridare queste tecnologie. È altrettanto vero che se avessimo l'alta velocità e l'alta capacità e quindi i treni veloci, avremmo altri servizi, ma qualcuno ha perso tempo 20-30 anni fa,
qualcuno dico non solo la politica, anche i tanti comitati, perché quando da me vengono i cittadini mi dicono c'è tanta burocrazia. Dottor Po, faccia una volta una serata sulla burocrazia, ma che cos'è la burocrazia? La facciamo, e magari la richiamiamo. Luca Zaia, io la ringrazio per essere stata con noi, le ho cambiato le carte in tavola, dovevamo fare tutta un'altra cosa, ma insomma si improvvisa a zapping, grazie. L'ho fatto volentieri e complimenti per la conduzione e per la trasmissione. Un saluto alla signora Piccolo. Grazie, buonasera, come andate?